La sportività di Nigro. Ecco qua. Complimenti a Gianfranco, nonché vincitore. Mi ha fregato pure il record quest'anno, complimenti. Mi riferirò l'anno prossimo, attenzione, complimenti. Ecco qua, due grandi amici, sì. Onestamente. La sportività di Nigro, veramente, pur vedendosi soffiare il suo record, ho fatto i complimenti all'amico. Grazie. Meritato, grazie. Meritato. Però gli ha lanciato la sfida all'anno prossimo. Ecco, pilota non avvisato. Non mollare. Bene, bene, ok. Ciao. Dimmi tu un po'. Siamo qui, come al solito, Rena, siamo qui. T'abbraccio pure, guarda. Ti abbraccio. Ecco. Siamo qui e sei felice perché sei sempre arrivato. Sì, perché ieri abbiamo avuto problemi a gara 1, alle prove 1 abbiamo avuto problemi al motore, quindi gara 1, prove 2 non l'abbiamo fatta e quindi oggi è tutto un'incognita. Ecco. Quindi il tempo è uscito bene, la gara è andata bene, senza problemi, siamo qui. E lavoriamo per l'anno prossimo. Il countdown per l'anno prossimo è iniziato. Bene, grazie, ciao. Classe 700, gruppo 2, partiamo dal terzo classificato. Si tratta di Giuseppe Torcasio, pilota della New Generation Racing su Fiat 126. Per lui 6,49,99. Seconda posizione, parliamo sempre di classe 700, gruppo 2, Antonio Nigro, pilota dell'Autosport Sila su Fiat 126, 6,49,27. Mentre ha vinto con il tempo di 6,44,48 il pilota della New Generation Racing Gianfranco Mercuri. Questo è il podio della classe 700 del gruppo 2 delle bicilindriche, quindi in alto le coppe per questa immagine del gruppo bicilindriche gruppo 2. Procediamo quindi dal gruppo 2 a classe 700 gruppo 2, quindi correggetemi, ecco, vi guardo così voi mi correggete. Allora, terza posizione, classe 700 gruppo 2 per Giuseppe Torcasio. Fiat 127 per Giuseppe Torcasio, quindi seconda posizione nella stessa classe per Antonio Nigro, pilota dell'Autosport Sila, New Generation Racing e la scuderia di Torcasio. Successo in classe 700 gruppo 2 per Gianfranco Mercuri, 6,44,48 per il pilota della Fiat 126. Ecco qui la prima delle due classi riservate al Challenge delle bicilindriche, queste vetture sempre energiche, sempre attuali, sempre generose nel regalarci emozioni.